Forza, è il momento di caricare il maledetto video, quindi apriamo Chrome, perfetto, YouTube, e si va a caricare perché i miei iscritti devono assolutamente... Ma che... No, aspetta, ma... Ho spaccato tutto. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, quest'oggi volevo raccontarvi una piccola cosa curiosa che mi è successa l'altra sera, che poi in realtà è anche il motivo per il quale oggi non escono altri video ma esce questo. Allora, partiamo con ordine. Stavo guardando la televisione tranquillamente come tutte le serate, quando a un certo punto mi ricordo: ehi, io per domani dovrei caricare il video, giustamente. Allora che faccio? Salgo le scale, accendo il computer, mi metto lì, edito, renderizzo tutto. Sta di fatto che tiro le 9:30 di sera. Tiro le 9:30 di sera e dico: vabbè, allora facciamo che carico questa notte, così domani il video è pronto. Cosa succede? Succede che vado nella mia home page di YouTube, clicco caricamento e mi spunta fuori questa cosa. Questa qui che vedete anche voi in sovrimpressione. Errore 500. Ora, l'errore 500 penso sia un errore relativamente comune. Si tratta di un, come dice qua, di un errore interno che non è dovuto, credo almeno, non sono molto esperto, ma non dovrebbe essere dovuto a problemi miei, ma a problemi appunto di YouTube in questo caso. Cos'è che mi ha fatto preoccupare in realtà? Il tipo di messaggio, che praticamente è stranissimo perché... mi dispiace, qualcosa è andato storto. Un team di scimmie altamente allenate, ben allenate, è stato selezionato per affrontare la situazione. Ora capite che nel momento in cui ti viene fuori una roba del genere, tu non puoi non ridere, capito? Perché c'è il momento in cui ti dicono che hai un errore di server e che ci penseranno delle scimmie. Io ero a metà tra la risata compulsiva, la risata nervosa proprio perché appunto non sono riuscito a caricare nessun video. E infatti il fatto che sabato sia uscito un episodio dell'Elimination Nuzlocke, cosa che di solito non avviene, è dovuto a questo, perché praticamente sono stato bloccato per un buon tempo, per un buon periodo, tant'è che se mi seguite sui social avrete visto che su Instagram ho chiesto qualche spiegazione, ho chiesto anche a Rocket e al nostro gruppo che abbiamo. Boh, nessuno sapeva nulla di queste scimmie, tant'è che io ho cominciato a temere che fosse stato hackerato il sito di YouTube, dato che non è la prima volta che succede. Io ricordo, tempo fa ci fu una sorta di roba del genere, che cliccando un link, ti reindirizzava su un canale il cui nome era "sì, abbiamo hackerato YouTube", una roba del genere, quindi non sarebbe stata la prima volta. E... cioè, sono andato un attimino in paranoia, perché ho detto: cazzo, non posso caricare il video di domani, mi viene fuori sto messaggio da dementi con dei numeri a caso, perché tra l'altro poi non ve l'ho detto, ma cioè, di fianco all'immagine che voi vedete in questo momento, a destra sullo schermo c'era obiettivamente una scimmia che mi guardava, tipo un... ora non ricordo se fosse una GIF o un'immagine ferma, ma c'era una cazzo di scimmia. Una cazzo di scimmia, cioè capite la gravità della cosa? In cui tra l'altro mi dice: se vedi queste scimmie, mandagli queste informazioni. E ci sono dei numeri a caso, capite che è una cosa stranissima. Ora non so quanti possa essere capitato su YouTube. Sta di fatto che io ho chiesto spiegazioni, nessuno ha saputo dirmi nulla. In ogni caso, questa mattina, anche ieri sera in realtà, ma ieri sera ho controllato molto tardi, quindi ho realizzato la mattina. Boh, il problema è scomparso nel nulla, sono riuscito tranquillamente a poter tornare a caricare video. E quindi nulla, volevo solo raccontarvi questo fatto curioso, che in realtà è semplicemente un modo per caricare un video quest'oggi, perché altrimenti non ci sarei riuscito. E nulla, boh, fatemi sapere se anche a voi succede di incontrare scimmie altamente allenate in giro per la città. E boh, se qualcuno sa darmi qualche spiegazione tecnica di questo
internal error, io non so veramente nulla, sono ignorantissimo. Io vabbè, spero che questo piccolo aneddoto vi abbia comunque magari strappato un sorriso e che comunque vi sia servito da spiegazione per il fatto che oggi non escono video, per il fatto che ieri è uscito l'episodio dell'Elimination Nuzlocke. Io vi aspetto domani con un prossimo video che uscirà sicuramente, a meno che non arrivino degli orangotanghi in casa mia minacciandomi di hackeraggio. E nulla, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, anche se non penso che qualcuno veda il mio canale. Cioè, spero che questo video non vada in home di qualcuno, perché altrimenti c'è che idea si fa di me. E nulla, noi ci becchiamo in un prossimo video.